Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, oggi a San Patrignano per la prima giornata dei WeFree Days. Si presenta il libro di Federico Samaden che lei ha scelto come interlocutore particolare rispetto al problema del disagio giovanile. Come si sta muovendo in favore dei giovani la vostra provincia autonoma? Esatto, abbiamo voluto incardinare presso la presidenza della provincia autonoma un servizio ad hoc che è quello dell'attenzione al mondo delle droghe e del disagio giovanile guidato da Federico Samaden. La volontà nostra è che occorre agire sulla fase della repressione, del controllo, quindi la collaborazione con le forze dell'ordine, l'attenzione al territorio, questo lo stiamo facendo, ma dall'altra serve un impatto educativo, culturale, pedagogico con il mondo dei giovani e nel mondo delle scuole e delle famiglie. Per questo abbiamo impostato questo percorso, perché oggi i dati dicono purtroppo che la situazione delle droghe è in crescita nelle giovani generazioni, e personalmente da me vengono famiglie, madri disperate per la situazione dei propri figli. Io credo che quando Federico dice siamo in guerra, questo col mondo delle droghe, credo che questo sia reale. Quindi le istituzioni pubbliche devono fare tutto il possibile per riuscire a spiegare ai giovani che la droga fa male e che la droga non è un pannicello con cui puoi pensare di passare meglio qualche momento o qualche periodo. La droga, dalla droga si può non uscire, e purtroppo gli esempi ci sono stati.